benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, nei giorni scorsi non ho vloggato, mi pare che l'ultimo vlog sia di domenica o di sabato. Comunque non ho vloggato perché... no, è di sabato l'ultimo vlog. Non ho vloggato perché semplicemente non ho fatto nulla di interessante, a parte andare a trovare parenti, stare con parenti, andare al supermercato a fare la spesa e stare a casa. Quindi non ho fatto nulla di interessante, di particolare, e sicuramente vi avrebbe annoiato. Quindi oggi invece è sabato e faccio il vlog perché pomeriggio andiamo da Science North, che è tipo una sorta di cosa dove c'è, cioè, poi vedrete. Comunque riguarda ovviamente la scienza. E si trova qui nella nostra città. Adesso stiamo camminando perché stiamo andando da mio zio. E niente, per quanto riguarda le mie letture, sto ancora leggendo Cinder, sono più violentissimo in questo periodo, ma non ho tempo per leggere. Sto ancora leggendo Cinder, mi mancano 50 pagine, non ho finito. Serie TV, mi mancano 3 puntate per finire Chiamatemi Anna. E mi sta piacendo un sacco questa serie TV e non vedo l'ora di leggere i libri. E niente, noi ci vediamo dopo da Science North. Qui è tipo come se entrassi in un studio televisivo, tipo puoi registrare il tuo giornale, lì c'è una persona e qui è tutto qualcosa di interessante, tipo lì puoi provare ad utilizzare la tastiera, la loop, tutto qui, poi lì c'è un simulatore di volo e qui sempre cose riguardanti la TV. Ok, siamo appena tornati da Science North, adesso stiamo uscendo. Ho fatto qualche clip, non so cosa vedrete, comunque è stata una cosa molto figa questo Science North, quindi se passate da queste parti, cosa molto improbabile, vi consiglio di andarci. Comunque adesso andiamo da Tim Hortons a prendere qualcosa per la merenda e dopo andremo in giro per negozi così a caso un po', e ovviamente vi mostrerò quello che posso mostrarvi di questi negozi che andremo a visitare. Intanto si è accesa l'aria e noi ci vediamo da Old Navy, che è questo negozio qui dietro, è un negozio d'abbigliamento e io ho preso una felpa. Mia sorella non ha preso niente perché non ha trovato nulla e mio padre ovviamente non ha preso nulla perché anche lui non ha trovato nulla. Io ho trovato una felpa, poi dopo vi mostro. Alla fine ho convinto praticamente mio padre e mia sorella, che non volevano venire, a venire qui, che era nelle vicinanze, e adesso vi mostro dove volevo venire. E questa diventerà la mia casa. Visita Chapters, che è tipo una libreria gigantesca qui in Canada. Quindi niente, io non vedo l'ora di entrare. E adesso entriamo.
Ok, siamo stati un'ora, letteralmente un'ora, da Chapters e ci sono un sacco di libri e io ho preso un libro che volevo da tanto tempo, da quando è stata annunciata l'uscita, ma che non trovavo mai in Italia perché Amazon non me lo dava mai disponibile. Finalmente l'ho trovato con il 25% di sconto e l'ho preso, è arrivato a casa, vi faccio okay, vedere. Ok, abbiamo appena finito di cenare e adesso vi mostro la felpa che ho acquistato e il libro che ho acquistato. Intanto ho questi capelli che fanno abbastanza schifo, ma ho fatto la doccia, poi si sono asciugati tipo al vento e fanno abbastanza schifo, però non fa niente. E adesso vi mostro le cose che ho preso. Ho preso questa felpa che non si vedeva mai il colore, cioè questo colore che vedete qui sembra un grigio scuro, è un grigio scuro però non rende più di tanto, che è molto semplice e qui c'è tipo questo motivo estivo con la palma e il mare, e questa l'ho pagata solo $15 e veniva 40 da Old Navy e mi piace un sacco. E niente, questa è la felpa che ho acquistato. E il libro che ho acquistato invece è Children of Blood and Bone di Tomi Adeyemi. Questo libro lo volevo leggere da tantissimo tempo e qui costa $25, ma in realtà l'ho pagato 18 perché c'era lo sconto del 25% su praticamente tutti i libri di una serie. I primi libri di una serie erano tutti scontati al 25% e l'ho preso subito. E qui c'è lo scontrino. Questa è la copertina, cioè è fantastica questa edizione. Tolgo lo scontrino, qui c'è la mappa e niente, io non vedo l'ora di leggerlo, già lo adoro e lo volevo da tantissimo tempo e sono contentissimo di questo acquisto. Bene, questi erano i miei acquisti, il vlog termina qui, come al solito spero che il vlog vi sia piaciuto, vi invito a seguire i link che trovate qui sotto in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!